Buonasera. Stanotte un forte botto ha svegliato le famiglie che abitano nella zona di via Bologna. Il forte rumore proveniva dal Conad, violato da due ladri che hanno fatto saltare la cassa continua dall'interno. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso e visionato il filmato ripreso dalle telecamere interne del negozio. I due uomini, a volto coperto, non hanno però trovato quello che volevano. Fortunatamente, ha commentato il titolare del Conad, Walter Pratizzoli, la cassa in quel momento era vuota e i ladri non hanno portato via nulla. Il danno totale, comunque, è di circa 50.000 euro. Nonostante l'accaduto, siamo riusciti a tenere aperto il negozio. Purtroppo il Conad si trova in periferia e questo può aiutare i malviventi. Spero nei controlli delle forze dell'ordine in futuro. Si è conclusa la 14ª edizione del Concours d'Elegance. Il premio più ambito, il Best of Show, è andato ad un Alfa Romeo 6C 2500 Sport Coupé, Villa d'Este Touring, che si è aggiudicata anche il premio Sorelle d'Italia. Tanti riconoscimenti assegnati dalla giuria, tra cui tre alle migliori auto italiane contemporanee. Sono andate ad una Ferrari F12 Berlinetta V12, una Maserati Gran Cabrio Sport e una Lamborghini LP700 Aventador. Giornata dedicata ai vestiti sabato all'Auditorium Bertoli. Deborah Lucchetti, presidente di FairCoop e coordinatrice della campagna Abiti Puliti, ha tenuto una relazione e risposto a tante domande sul mondo dell'abbigliamento. L'evento fa parte di un ciclo intitolato Trame Sane. Il prossimo incontro è in programma sabato 20 aprile con Alberto Saccavini, che parlerà di materie prime e tessuti. È stata inaugurata sabato nella Galleria Comunale d'Arte Moderna la mostra fotografica di Vincenzo Calì, intitolata Reflection. Tema centrale dell'opera è la donna. La mostra è visitabile fino a giovedì, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Passiamo allo sport. Vittoria sudata per la San Michelese, che si lascia alle spalle il Calderara e si gode la vetta solitaria. Ieri allo Zanti di San Michele, i biancoverdi hanno avuto la meglio sulla Solierese. La gara, decisa da un gol del centrocampista Franchini, è stata contraddistinta da due espulsioni. Tra i sassolesi ha ricevuto il rosso Vaccari, negli ospiti sotto la doccia in anticipo Patacini. Ora in classifica la San Michelese a 2 punti di vantaggio sul Calderara. Ieri al Pala Paganelli si è svolto il Memorial Toto Cuoghi di pallavolo. Quattro le categorie presenti: maschile under 14, under 16 e under 17. Femminile under 18. Le squadre partecipanti sono state premiate dal sindaco Luca Caselli e dall'assessore allo sport Giorgio Barbieri. In campo femminile vittoria del Volley Sassuolo. Tra gli uomini la Basser ha vinto l'under 14, la selezione di Reggio Emilia ha vinto l'under 16 e i Vigili del Fuoco Marconi l'hanno spuntata nell'under 17. Pareggio amaro per il Sassuolo Calcio ieri pomeriggio contro la Ternana. Al Braglia gli Umbri si sono difesi quasi per tutta la partita, rendendosi pericolosi soltanto con un bel tiro di Vitale nel secondo tempo. Il Sassuolo ha fatto di tutto per segnare, ma la palla non ne ha voluto sapere di entrare. Complici le vittorie di Verona e Livorno, i neroverdi ora hanno 9 punti di vantaggio su entrambe. Giovedì sera al Braglia, scontro diretto Pasquale contro il Verona. Infine, un pensiero per ricordare l'ex giocatore del Modena Paolo Ponzo, scomparso prematuramente ieri a 41 anni. La redazione di Sassuolo Oggi si unisce al dolore dei familiari. Per oggi è tutto, a domani.